La nona edizione della Friends Cup, organizzata dalla Union Picena di Potenza Picena, si chiude con la vittoria dell'Atalanta che supera in finale l'Inter al termine di una manifestazione che nel fine settimana si è sviluppata e giocata sul terreno di uno Scarfiotti gremito. Il torneo, che ha visto la partecipazione di quattro società della massima serie nazionale, con Lazio e Roma ad aggiungersi alle due finaliste, cinque squadre provenienti dalla Puglia e due marchigiane, Vigor Senigallia e Vere Grenze. Per la prima volta in questa nona edizione l'Union Picena ha coinvolto anche l'associazione Amadown di Porto Potenza, che nell'ottica di un'aggregazione sempre più attenta e sensibile ai ragazzi svantaggiati ha coinvolto e integrato nella propria iniziativa anche la squadra che da questa stagione è affiliata alla Lega di Serie B. Iniziativa che dunque cresce nel corso degli anni e che per la prossima edizione, la decima, intende proseguire nel solco tracciato fino ad oggi. Mirko Braconi, presidente del Consiglio Comunale di Potenza Picena, ancora la nona edizione di questa iniziativa della Friends Cup che unisce tanti giovani e tantissime persone qui a Potenza Picena. Sì, siamo alla nona edizione, è sempre una grande emozione, veramente bello vedere tutti questi ragazzi che con il gioco approfittano nello stare insieme, nel fare amicizia e fanno una bella esperienza di vita, perché per qualcuno comunque fare centinaia di chilometri per partecipare a questo torneo è sempre una bella emozione. Parlavo anche l'altra sera, abbiamo ricevuto in comune la prima squadra che è arrivata, che era l'Atalanta, che poi ha vinto il torneo. E quindi vedere il mare eccetera è stata veramente anche per loro una bella cosa, quindi felicissimi della situazione che crea questa manifestazione. Una manifestazione che raccoglie oltre a quattro squadre professionistiche anche cinque squadre pugliesi, oltre a tre squadre marchigiane, quindi un'iniziativa che cerca di coinvolgere tutto il mondo calcistico e sportivo nel più ampio raggio possibile. Sì, come dicevo, è un momento di confronto e di aggregazione, ci sono i vari livelli di squadre, naturalmente quelle che rappresentano i team di Serie A hanno una maggiore esperienza e sono più abituati magari a girare, confrontarsi, a partecipare a tornei, li mettiamo a confronto con le nostre realtà, con le realtà pugliesi, è bello vedere appunto con lo sport questo momento di crescita, di amicizia tra loro. Giulio Casciotti, assessore allo sport del comune di Potenza Picena. Potenza Picena che è alla nona edizione di questa manifestazione, una manifestazione bellissima che vede il coinvolgimento di società che vengono anche da fuori regione, società professionistiche. Assolutamente sì, un motivo d'orgoglio per la nostra cittadina, un grazie di cuore alle associazioni calcistiche di Potenza Picena che organizzano questo meraviglioso torneo. Dicevo, un motivo d'orgoglio perché vedere così tanti ragazzi e tante famiglie in un weekend come questo è veramente significativo di come lo sport nella nostra città è veramente vivo. Quindi un grazie di nuovo agli organizzatori, una manifestazione veramente curata nei minimi particolari e ho anche ricevuto i complimenti dalle varie società professionistiche per la manifestazione, quindi un ulteriore motivo di percepire come lo sport è anche veicolo di promozione per la nostra città. Oltre che veicolo di promozione per la vostra città è anche un veicolo di accoglienza e integrazione. Lei allenatore della squadra, responsabile della squadra Amadown che è stata coinvolta in questa manifestazione. Sì, assolutamente sì, ci è stato chiesto di partecipare e con molto piacere abbiamo partecipato, abbiamo fatto un amichevole, tra l'altro la squadra di Amadown che dall'anno scorso è stata patrocinata e adottata dalla Lega Calcio di Serie B, tra l'altro porti i saluti del presidente Mauro Balata che oggi non è potuto stare qui ma partecipa sempre alle nostre manifestazioni perché persona molto sensibile, la Lega Calcio Serie B ha adottato il nostro progetto con molta soddisfazione. Abbiamo partecipato, abbiamo portato anche la nostra testimonianza di calcio visto anche come integrazione sociale e è stato un bellissimo momento di festa, quindi grazie anche per questa sensibilità dimostrata. Mister Mattia Morelli dell'Atalanta, vincitrice di questa nona edizione della Friends Cup, una bella manifestazione che portate a casa.
Sì, innanzitutto vogliamo ringraziare l'organizzazione, gli accompagnatori che ci hanno seguito questi tre giorni. Per noi è stato molto bello, abbiamo conosciuto anche le Marche, siamo stati a Recanati, siamo andati al mare, quindi è anche un motivo culturale. Per quanto riguarda il campo siamo molto contenti perché abbiamo concluso le partite del torneo senza subire gol e segnando anche parecchio, quindi è stata un'esperienza positiva e siamo molto contenti. Come avete trovato la nostra regione e come pensate di tornare qua a Potenza Picena nei prossimi anni, se pensate di tornare? Innanzitutto è una regione molto bella che pochi conoscono purtroppo perché non si sente molto parlare, ma ha dei bellissimi paesaggi e dei bellissimi paesi. E in più c'è sia il mare che la collina, quindi è eccezionale. Ci torneremo sicuramente l'anno prossimo, visto che siamo i campioni in carica, cercheremo di difendere il titolo, diciamo, il primo posto. Maurizio Linardelli, ideatore ed organizzatore di questa nona edizione della Friends Cup, una manifestazione che ogni anno aumenta di interesse per il pubblico e per le persone di questa zona. Sì, ci tengo a sottolineare, ideatore e realizzatore, non da solo naturalmente, nel senso che le persone da ringraziare sono tante, l'impegno è da parte di tutti, tanti volontari, l'amministrazione comunale, la federazione, e quindi il merito insomma è di tutti. Sì, siamo giunti alla nona, anche questa insomma diciamo che è andata, speriamo che sia andato tutto bene, abbiamo avuto molte presenze a Potenza Picena, quindi penso che sia una cosa insomma che ogni anno funziona sempre meglio. Il coinvolgimento di cinque squadre pugliesi oltre a tre marchigiane e quattro squadre professionisti ed in più il gemellaggio con Amadown di Porto Potenza per coinvolgere e integrare anche persone socialmente un po' più svantaggiate. Sì, già il nome Friends Cup è proprio sinonimo di amicizia, quindi di aggregazione, dello stare insieme. Quindi anche questa novità di quest'anno introdotta con i ragazzi insomma, di Amadown è il segno insomma, che la manifestazione è proprio a carattere insomma, amichevole, quindi al di là della presenza anche di formazioni professionistiche, l'obiettivo comunque sia quello di passare due giornate in amicizia nello stare insieme. Una crescita non solo sportiva dunque, ma anche culturale per questi ragazzi e anche per le persone che partecipano. Sì, l'obiettivo naturalmente oltre a quello sportivo è di promuovere il territorio di Potenza Picena, il comune di Potenza Picena. Quindi tutte le persone che hanno raggiunto in questo fine settimana Potenza Picena, è bello perché dà valore, dà lustro al nostro paese e di conseguenza speriamo che veniamo raggiunti anche prossimamente insomma da persone che vengono da tutta Italia per visitare il nostro territorio. Serenella Carpano, responsabile della Union Picena, organizzatrice di questa manifestazione, un grandissimo dispendio di energia, però una grandissima soddisfazione alla fine quando tutto riesce bene come oggi. Sì, è un momento di condivisione con tutte le squadre professionistiche e di aggregazione. È un impegno che durano ci vuole molti giorni per preparare questa cosa, anzi siamo mesi. Devo ringraziare Maurizio perché diciamo, è l'organizzatore proprio della Friends Cup, Maurizio Linardelli. E niente, tutti gli allenatori, tutti i dirigenti che sono vicini, perché senza di loro non si riuscirebbe, soprattutto ai genitori di tutti i ragazzini della squadra, perché abbiamo solamente 240 bambini in mensa che dobbiamo dal sabato alla domenica controllare e guardare, quindi è un impegno grande per tutti noi.